Il premio, oltre ad essere un simbolo nel riconoscimento dei diritti dell'uomo, è un importante contributo per la costruzione di una rinnovata coscienza civile, non solo nel campo della convivenza interetnica, ma anche una valida sollecitazione ad un attivo impegno sociale. Ed è proprio questo il carattere distintivo del lavoro portato avanti con coerenza dai premiati. In piedi. Accomodatevi. L'inno alla pace è ispirato alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
A lei, signor Sindaco, aprire la sesta edizione. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io sono il veterano, perché questa edizione è iniziata nel 2019 e quindi ho l'onore e l'orgoglio di poter ormai essere considerato di casa durante questa cerimonia, e so benissimo che c'è bisogno di brevità, perché obiettivamente è importante dare spazio alle personalità che verranno premiate in questa serata, però l'importanza di innanzitutto di salutare tutti quanti voi, mi associo velocemente, saluto le autorità che sono qui presenti, quelle civili, quelle militari, quelle religiose, le ancelle, chi ci sta ospitando, Universo Salute con l'amministratore delegato, grazie per essere qui stasera, Luca Vigilante, ovviamente tutto il management di Universo Salute, però l'importanza di sottolineare ancora una volta la grande intuizione dell'Archeo Club di Gino Palmiotti, la grande determinazione di Pina Catino, del Club UNESCO e di tutti coloro che collaborano insieme a loro, le associazioni in particolare, ma tutti i volontari, la commissione che deve stabilire le personalità che verranno premiate, costituiscono tutti quanti insieme un gruppo straordinario per capacità, per voglia di continuare a dare un contributo alla comunità. E a me piace particolarmente questa serata, questo premio, questo riconoscimento, perché è un premio che è dedicato non soltanto a chi si è distinto dal punto di vista professionale o dal punto di vista anche umano nella propria professione o nella propria dimensione personale, lavorativa, artistica, ma anche e soprattutto perché è un riconoscimento che promuove in maniera seria, attiva, costante, come deve essere, un più diffuso, una più diffusa coscienza civile, ed oggi questo è un messaggio davvero fondamentale, e un impegno sociale sempre più attivo. Quindi per questa attività di promozione, di valorizzazione e veramente di alto valore culturale, come sottolineava Marcello, noi come Città di Bisceglie vi siamo profondamente grati, e per me è, ritorno all'inizio, un onore e un orgoglio essere considerato di casa in questa serata. Quindi dichiaro aperto il sesto riconoscimento Don Tonino Bello. Buona serata a tutti quanti voi. Grazie. Dostoevskij disse: la bellezza salverà il mondo, e l'arte nella sua varietà delle accezioni veramente costruisce ponti di pace, avvicina le culture. Noi continuiamo con l'arte, con il maestro Michele Maria Mangano, ambasciatore del folk pugliese nel mondo. Il maestro Michele Mangano nasce a Monte Sant'Angelo e il suo nome è inserito nei testi di numerosi studiosi della materia, e da anni è ormai rientrato a far parte di quella ristretta cerchia di studiosi della cultura popolare del centro meridione. Ha portato con la sua associazione Compagnia di Danza e Musica Popolare, la Bella Compagnie, cultura etnica popolare garganica, la cultura popolare centro-meridionale in tutto il mondo, tanto da ottenere dalla Regione Puglia nell'anno 2000 il riconoscimento di ambasciatore del folk pugliese nel mondo. Israele, Stati Uniti, Canada, Africa, Austria, Germania, Ungheria, Svizzera, Albania, Montenegro, Estonia, Olanda, Inghilterra, insomma questi alcuni paesi in cui ha esportato con notevole successo il nostro Made in Italy. Numerosissime le apparizioni sui network nazionali e internazionali, tra cui la RAI, la CNN, la BBC. Per circa 10 anni ha collaborato attivamente con Rai 1 nella trasmissione 1 Mattina, Utile e Futile, Geo. Comunque un applauso al nostro maestro. Va bene così. Allora io parto un attimo così per dirvi a tutti voi che sono veramente emozionato. Prima di tutto buonasera. E ancora Santa Pasqua, sì, perché stiamo ancora nel mese, perché poi questo mese porta alla Pasqua ortodossa, quella del 5 di maggio, che poi il 5 di maggio è anche il mio compleanno. Gentile Presidente Palmiotti, mi rivolgo a lei, Presidente Archeo Club d'Italia, APS di Bisceglie, mi rivolgo anche a lei, carissimo Presidente della Commissione,
dottor Vincenzo De Gregorio e tutta la commissione che ha fatto parte diciamo di questo team che hanno saputo selezionare, e io sono convinto che ho notato che mi trovo in mezzo a dei grandi patriarchi dell'arte, della cultura, della scienza, e forse io sono ben poca cosa rispetto a loro, e vorrei essere sempre così in ogni modo, piccolino. E vorrei anche ringraziare la mia carissima collega artista, dottoressa Pina Catino, per esprimere la mia profonda gratitudine per avermi conferito questo prestigioso premio internazionale Don Tonino Bello. E sono veramente onorato di ricevere con grande responsabilità questo premio, perché comunque in tutti questi anni dove Pina ha raccontato, era il lontano 1974, quando qualcuno mi guardava e mi chiamava Michele la Tarantella. E io già avevo capito questa forma d'arte. Nel 78 feci la mia prima uscita a Dortmund, in Germania. E avemmo un grande successo, 78, poi incontrai subito il presidente Bonanima Salvatore Di Staso alla Regione Puglia, e insieme abbiamo iniziato a esportare il Made in Puglia nel mondo. E sì, è vero, perché è un dato di fatto che faccio nella mia vita, c'ho questo ritaglio, che non è il ritaglio messo in lato, sono un cattolico credente, e cerco di portare fuori un messaggio di amore, di fratellanza e unione fra i popoli. Pace, non più guerra. E mentre mi leggevo ho trovato un libro di Don Tonino Bello, un libro del 1991, forse qualcuno me l'avrà pure donato. Partiamo, vai. E lui si rivolgeva ai giovani, qui è un po' la mia storia. Un po' la storia Monte Sant'Angelo. Allora lui diceva così ai giovani: voi siete testimoni di tutto quello che sta succedendo oggi. Immagino che anche nel vostro cuore ci sia tanta tristezza, perché vedete questa sofferenza del mondo. Però ricordatevi, il fatto più tragico non è la guerra, ma è tutto ciò che ha preceduto la guerra. E io vi vorrei felici, felici di vivere, capaci di innamorarvi delle cose belle della vita, del cielo, della terra, del mare, delle persone che attraversano la strada, quelle che camminano insieme a voi, poveri e ricchi, quelli che abitano nel vostro condominio e quelli che sono lontani. Amate la gente senza chiedere nulla in cambio. Anche quando l'altro non vi potrà dare nulla di buono, amatelo, amatelo. Non vogliate bene ai vostri compagni soltanto perché sono bravi, perché scambiano con voi tante cose. Vogliate bene anche a coloro che non vi danno niente. Amate la gente. Ma come si fa ad approvare una guerra? Come si fa a starsene zitti? Come si fa ad non urlare con la forza dell'animo? Perché questa guerra? Basta solo un uomo che venga ucciso e è già un'atrocità assurda. Perché la vita di ogni uomo è disponibile solo per essere amata. Sapete qual è l'opposto del verbo amarsi? Beh, aggiungete una R, armarsi. Quando ci si arma, inevitabilmente ci si odia. Ve lo dico con molta fermezza, con molta libertà e con molto rispetto. Quando si costruiscono le armi, necessariamente devono essere usate. Chi fabbrica le armi vuole che siano vendute e consumate. E le armi si consumano uccidendo. Ricordatevi sempre, amarsi. Ci troviamo in un momento molto ma molto triste, in cui questa parola, questo verbo spesso è sostituito da quell'altro, armarsi.
sulla terra c'è ancora da promuovere una grande e incontenibile opera di giustizia, perché ognuno abbia il suo pane e lo mangi insieme con gli altri. Sì, perché questa è la pace, mangiare il pane insieme con gli altri. Voi amate, amate la vita, amate i vostri giorni, aiutate gli altri a vivere. E poi, quando succede qualche discussione tra voi, non risolvetela con la mano chiusa a pugno, ma sempre con la mano nella mano dell'altro. Antonio Bello, 1993, Senza misura, a cura di Campo, edizione La Meridiana. Beh, parole di oltre 20 anni fa, che risultano oggi decisamente attuali. Io mi sono commosso perché non sono nemmeno degno di dire queste cose, però comunque mi hanno colpito. E allora io naturalmente dico sempre: l'amore da solo non basta a dare risposta a questi conflitti, specie quello tra Israele e Palestina, Russia e Ucraina, e ci sono ancora molti conflitti che forse non ci vogliono far sapere e noi non lo sappiamo, ma esistono. E non possiamo far di fronte a questi orrori di questa guerra voltare lo sguardo altrove. Io dico una cosa: noi questa sera, in quanto artisti, in quanto cultori, scienziati, esperti, studiosi e padri, in quanto esseri umani, dobbiamo, vogliamo far sentire le nostre voci da questo auditorium, tutti insieme. Pace, non più guerra! Pace, non più guerra! Pace, non più guerra! No war! No war! Bravo. Il maestro Michele e Maria Mangano, con la sua compagnia, si fanno portavoce come ambasciatori per la pace nel mondo. La musica unisce e non divide, proprio con il progetto Gargano Porta di Pace. E infatti la sua intensa attività nel volontariato per i diversamente abili e la valorizzazione del territorio gli è stato riconosciuto il premio Cuore d'Oro 2023 presso il santuario Madonna di Cotrino. Pina, consentimi di non leggere in maniera formale, perché io credo che la commissione non abbia sbagliato nel dire mirabile sintesi di luminosa. È luminosa questa persona, io sono rapita. Quindi al maestro Michele Maria Mangano, per essere mirabile sintesi di luminosa professionalità e magistralità nell'arte della danza. Qualità che si illumina a vicenda nell'impegno profuso verso gli ultimi e i tanti colpiti da umanità, da povertà umane e sociali. Grazie. Grazie a te, Marco. Addolcito i nostri cuori, al bene, a voler bene, al prossimo, con stima. Grazie sindaco, grazie. Grazie e di tutta la commissione. Tanta luce, premio Don Tonino.